A Vicenza è stato trovato morto, annegato in un torrente, l'anziano di cui non si avevano notizie da martedì mattina, Graziano Pedon, 80 anni, residente a Poianella di Bressanvido. Era andato con la sua auto a Bolzano Vicentino. La macchina è stata ritrovata nei pressi del fiume Tesina in via Camatte, ma dell'uomo non c'era traccia. I familiari avevano dato l'allarme dopo che non era rientrato per pranzo. I vigili del fuoco hanno subito cominciato le ricerche, perlustrando prima di tutto il fiume Tesina. Poi, dal momento che non avevano dato esito, hanno chiesto anche l'intervento dell'elicottero Drago 82 del reparto, che si è levato in volo per una ricerca visiva dall'alto. Ricerche che sono proseguite per tutta la notte con una trentina di soccorritori tra cinofili dei vigili del fuoco, protezione civile, sommozzatori e anche operatori TAS per la topografia applicata al soccorso, e hanno perlustrato tutta l'area. Ricerche continuate anche per tutta la mattinata, fino a che, verso le 15, è stato possibile individuare il corpo dell'anziano nelle acque di un torrente poco lontano, il Pergola, sotto delle alghe che ne impedivano la visione. Era a circa 50 metri dalla verticale del punto di ritrovamento dell'automobile. Probabilmente è scivolato subito dopo essere sceso dall'auto, potrebbe aver avuto un malore. È la terza operazione di soccorso nel giro di 3 giorni a Vicenza. Martedì era stato ritrovato il corpo di Federico Santa Giuliana, 65enne di Recoaro, mentre lunedì i vigili del fuoco avevano salvato a Valdagno un uomo di 67enne rimasto per più di 12 ore nella boscaglia dopo essere caduto in un dirupo.